da Borgo Grecanico. Buonasera. Buonasera, buonasera a voi. E allora, oggi sicuramente c'è maggiore soddisfazione rispetto alla settimana scorsa. La settimana scorsa un pareggio interno che è stato subito cancellato con questo 3-1 contro il Lazzaro in trasferta. Sì, sì, è stata una partita che noi abbiamo condotto, siamo stati bravi e abili a portare 3 punti a casa e siamo contenti per questo. Anche perché poi queste partite, quando si è in testa e si affronta una squadra che sta nelle retrovie, hanno come come trabocchetto proprio il fatto che si rischia di sottovalutare. Allora, se prima l'avvocato Bellocco della sua squadra diceva abbiamo avuto una svolta psicologica, voi avete dimostrato invece di restare puntualmente sul pezzo. Sì, anche se ti devo fare notare che, per onor del vero, che noi abbiamo segnato il 2-0 su una palla veloce che abbiamo giocato, un loro giocatore si è infortunato e poi gli abbiamo fatto fare il gol perché era giusto così, anche se l'azione è stata conclusa e continuata nel modo corretto, anche i difensori non si sono fermati, però mi sembrava doveroso far fare la loro la marcatura, perché alla fine noi dalla panchina avevamo gridato di buttare la palla fuori e quindi questa arricchisce di più la nostra vittoria di questa partita. Assolutamente, anzi un complimento personale da parte mia per questa scelta non scontata, ed è un'ulteriore dimostrazione di come il movimento stia crescendo da un lato e come dall'altro un allenatore abbia anche il ruolo di educatore verso i ragazzi, e questi fatti credo che... Io le faccio un esempio. Oggi un giocatore del Lazzaro è stato espulso perché un rigore presunto per il Lazzaro veniva ammonito e poi per simulazione è stato espulso. Noi domenica scorsa col Bianco, se va a vedere, al 30° della partita abbiamo avuto, al 70° della gara abbiamo avuto un rigore nettissimo, le immagini sono eloquenti, e nessun mio giocatore è andato a protestare con l'arbitro, perché io, tra il codice etico che abbiamo inserito, c'è una multa per chi va a protestare, perché secondo me non si cambiano le decisioni dell'arbitro. L'arbitro credo che sbagli in modo del tutto casuale, quindi non credo che venga un arbitro, anche perché se pensassi che ci fosse un arbitro che ci va contro non continueremmo a fare calcio, certo. Faremmo un altro sport e faremmo altro, quindi secondo me non ha senso andare a prendersi l'ammonizione per protesto, perché un arbitro a un metro decide di non dare un rigore, non ha senso andare a fare show o altro nei confronti dell'arbitro, anche perché sicuramente le proteste non lo portano a decretare il rigore, anzi no, rischia solo di prendere ammonizione, quindi secondo me è questo che dobbiamo fare, ecco, e anche per questo, perché le dico che l'anno scorso c'è stato un episodio analogo a Bova, dove i giocatori in campo della Bovese volevano farci segnare, perché il giocatore che ha fatto il passaggio ha detto al compagno di buttare la palla fuori, la panchina si è alterata e non ha permesso questa cosa. Io in diretta radiofonica avevo detto che abbiamo perso un'occasione entrambe le squadre per fare un figurone, perché alla fine era giusto che magari noi eravamo tutti fermi, era una situazione diversa pure da quella di Lazzaro, però io per questo oggi ho chiesto ai miei giocatori di subire gol, perché anche se l'azione è stata veloce, anche se i difensori non si sono fermati, il giocatore ce l'aveva davanti alla panchina che si è stirato, è caduto a terra, gli ho gridato al mio giocatore di buttare la palla fuori, ma è una situazione velocissima, quindi non mi hanno sentito ed era giusto non rimangiarsi la parola. Certo. L'ultima domanda: questa sosta arriva, diciamo, nel momento giusto, ma avete bisogno di ricaricare un po' le batterie anche in vista del fatto che giocherete contro una grande compagine di questo girone, cioè l'Ateriese, alla ripresa? Guarda, io secondo me le soste non fanno, per chi va discretamente o va bene, non fanno mai bene, quindi si rompe un filo. Esatto. Va bene. Rompe un po' il legame psicologico, il discorso di affrontare domenicalmente le partite. Noi invece di una partita ufficiale faremo un'amichevole. Questo speriamo poi che questo non sia un discorso che ci possa creare problemi. Grazie mille per essere stato con noi.